Buonasera, siamo con Riccardo Rossi. Ciao Riccardo. Buonasera. Nell'ambito del Terni Film Festival. Sì. Eccoci qua, siamo davanti al bellissimo Totem. Allora Riccardo, noi siamo qui perché oggi è l'inaugurazione, diciamo, del Focus da Latri, che sì, sarà un focus presente poi durante tutte le prossime edizioni del Terni Film Festival. Okay. Tu sei stato ospite proprio adesso al Politeama, ci hai portato un bellissimo ricordo di Alessandro Dalatri proprio perché tu hai lavorato con lui. Ho lavorato tanto da ragazzo, abbiamo cominciato insieme nell'85 con una pubblicità, molti di voi si ricorderanno, che è quella di Dubbi Perugina, e da lì non ci siamo più mollati. Inoltre ho avuto la fortuna di partecipare al suo primo film da regista, lungometraggio al cinema, che era Americano Rosso, che tra l'altro verrà proprio proiettato in questi momenti al Politeama di Terni. Benissimo, allora te anche hai fatto un film da regista. Brava. La prima volta di mia figlia, nel 2015, se non vado errata, giusto, bravissima. Perfetto. Cosa ti ha lasciato Alessandro della sua professionalità a te come regista? Certo, la guarda, mi ha lasciato tantissimo. Primo perché Alessandro mi ha insegnato a dirigere gli attori, perché Alessandro era un regista molto vicino agli attori e li metteva proprio a proprio agio per recitare al meglio e per dare quello che Alessandro serviva. Inoltre mi ricordo che prima di chiudere la copia al montaggio, io ho portato il film ad Alessandro a casa su pennetta, lui se l'è visto tutto e mi ha detto: guarda quella scena lì, dammi retta, cambia quell'inquadratura con quest'altra. Mi ha chiamato a casa dopo che l'aveva visto e io gli ho dato retta, abbiamo cambiato il montaggio e ho preso una risata in più. Ottimo, esatto. Assolutamente. C'è un aneddoto a cui sei particolarmente legato? Ma con Alessandro sono tanti, dico solo che ho i pezzi di casa sua a casa, la lampada della cucina di casa mia era la sua ed era quella del set di C'era una volta in America, e il computer me l'ha insegnato lui, il mio primo Mac l'ho comprato perché lui ha insistito di prenderti il Mac, e ce ne sono mille, ho gli storyboard originali di Alessandro incorniciati, sempre i Dubbi Perugina, insomma ho tante cose, tanti suoi libri e soprattutto tanti ricordi. E certo. Che emozione è stata partecipare al primo al primo focus su Alessandro Dalatri? Allora, mi ha fatto molto piacere perché è la prima volta che ho parlato in pubblico di Alessandro e spero che con Terni o con Calvi, la città dove poi voleva vivere, dove erano originari i genitori, la madre di Sansepolcro e il padre di Calvi, e nell'Umbria spero di fare qualcosa di più costruttivo, di strutturato meglio con Federica e Carolina, le figlie di Alessandro. Avete già qualche progetto in questo in merito? Sì, abbiamo dei progetti, però ci vuole un po' più di tempo, lavoriamo tutti quanti, bisogna fare le cose con calma. Niente spoiler poi soprattutto. No, esatto. Assolutamente. Riccardo, ti ringrazio, grazie, faccio un grande in bocca al lupo per il futuro e grazie. Crepi lupo, grazie a voi, ciao. Ciao.